Si infittisce la trama padana e si aggrava la posizione dell'ex tesoriere della Lega Belsito. Nomi, operazioni finanziarie e fotografie. Nel mare nero dello spionaggio verde, oltre a Maroni, sarebbero finiti anche i fedelissimi del capo, come Marco Reguzzoni e Giancarlo Giorgetti. Un patrimonio di informazioni da usare al momento giusto. Migliaia di file che Belsito archiviava nel suo computer e che ora la procura di Reggio Calabria estrapola, studia e confronta. Abusando del suo ruolo di vicepresidente, Belsito avrebbe sottratto anche informazioni riservate su commesse, affari di Fincantieri e di Finmeccanica. Seguono la pista dei soldi le tre procure di Milano, Napoli e Reggio Calabria, convinte sempre più dell'esistenza di un unico conto cifrato nascosto in Svizzera, usato abitualmente dall'ex tesoriere per gli investimenti fantasma. Un deposito in odor di criminalità organizzata messo a disposizione forse proprio dagli emissari dell'Andrangheta calabrese nel tentativo di allungare i loro tentacoli su Milano. Nell'interrogatorio anche Bruno Mafrici, uno dei soci in affari di Belsito, quello che nel suo studio in via Durini a Milano aveva riservato una stanza al factotum leghista, sembra scaricarlo. Il tesoriere mi chiese di aiutarlo ad investire all'estero e io gli procurai 10 faccendieri di mia fiducia, soprattutto per le operazioni svizzere. Un giro di denaro di almeno 50 milioni di euro, soldi della Lega ma con molta probabilità anche soldi riciclati dell'Andrangheta in fondi neri. E intanto continuano a cadere teste in via Bellerio, si è autosospeso da amministratore del gruppo al Senato Pier Giorgio Stiffoni, coinvolto nell'acquisto dei diamanti, mentre nelle stesse ore i PM sentivano come testimone il capogruppo dei senatori del Carroccio Federico Bricolo e dovrà reclutare nuovi fedeli autisti la Lega, perché dopo la cacciata di Oscar Morando, stessa sorte è toccata ad Alessandro Marmello, lo chauffeur autodefinitosi il bancomat del Trota.